che già conto alla rovescia per l'inaugurazione dell'opera che sta sorgendo a Librino, nel capoluogo etneo, la Porta della Bellezza. Venerdì mattina prossimo, infatti, è atteso già il taglio del nastro e Antonio Di Stefano ne ha parlato insieme con l'ideatore Antonio Presti, che è anche responsabile dell'Associazione Culturale Fiumara d'Arte. Sentiamo. Antonio Presti, ci siamo. Insomma, questo progetto che sembrava aleatorio nel parlarne, oggi invece se ne cominciano a raccogliere dei frutti prima ancora che la Porta della Bellezza di Librino venga inaugurata. Sì, è il progetto di un sogno condiviso con gli abitanti del quartiere, con le madri, con i bambini, con tutte le nuove scuole e gli oratori del quartiere che hanno collaborato da più di 2 anni a questo grande progetto di bellezza e di manifestazione di bellezza. Noi abbiamo voluto fare questo dono ai bambini in quanto futuro del quartiere per dare anche un messaggio di speranza, una speranza non così autoreferenziale, ma una speranza utopica. E quando le utopie prendono corpo, utopia non è ciò che non si può realizzare, è ciò che un sistema non vuole che si realizzi. Essere grandi periferie non sono figli utopici delle città moderne, delle città satellite, ma sono state poi relegate a quartieri a rischio, quartieri dormitorio. Ecco, io penso che i 10.000 bambini delle scuole di Librino, come di tutte le periferie d'Italia, e tutti gli abitanti del quartiere di Librino non devono essere recuperati, devono essere soltanto rispettati. È la parola rispetto che manca per questi luoghi. Allora noi come artisti abbiamo gli strumenti dell'arte, della cultura, del pensiero, della poesia, dei grandi scrittori. Oggi abbiamo coinvolto i più grandi artisti che hanno lavorato con le forme plastiche, hanno realizzato questi grandi bassorilievi in terracotta che ognuno, ispirandosi alla grande madre, hanno poi condiviso il lavoro con 150-200 bambini per scuola e ogni pezzo è l'assemblamento di questo valore di condivisione. La Porta della Bellezza è la trasformazione di un muro in cemento armato lungo 3 km, alto 10 metri, che potrebbe essere anche una ferita urbanistica e che grazie al lavoro dell'arte, a un lavoro proprio anche artigianale, perché non è stata un'opera facile, ma oltre al valore estetico dell'opera, che sicuramente è molto bella e spero che sarà amata e rispettata non solo dagli abitanti di Librino ma da tutta la Sicilia, perché poi Librino, non dimentichiamolo, si trova di fronte all'aeroporto. A me è uno dei sogni utopici degli artisti, ma non spero anche di poter creare un movimento etico attorno e di dirottare parte dei passeggeri dell'aeroporto di Fontana Rossa. Parliamo di 7 milioni, un transito di 7 milioni di passeggeri. Se anche noi ne dirottiamo un 10%, un 15% a Librino, non solo per visitare la Porta della Bellezza, ma per dare anche un impegno etico alla nostra società. Allora venire a Librino a vedere questo museo che nascerà nel tempo non ha solo il valore di andare a vedere le cosiddette opere d'arte, ma già è un'opera venire a Librino e spendere a Librino. Io invito tutti i visitatori di questo museo che sta nascendo, ecco, che dopo che hanno visto l'opera, ecco, di poter anche andare nei bar, andare nei ristoranti che ci sono qui a Librino, di dare anche un'economia di indotto, perché la cultura a volte si dice non serve a niente, serve solo all'anima, serve solo allo spirito, serve solo a quel nutrimento di bellezza che forse nella nostra società oggi abbiamo bisogno più che mai. Ecco, però anche questa stessa cultura che sembra così effimera e non ordinariamente utile a qualcosa, può dimostrare e affermare che può produrre anche un indotto economico di sviluppo, un'economia che nasce da quell'economia del dono. Forse nella nostra società contemporanea pensiamo solo a prendere denaro, a possedere denaro, che fra l'altro ce n'è poco in giro in questo momento. Noi stiamo applicando qui invece una grande economia, l'economia del dono, economia del dono che passa dalla pratica del dono. Per questo noi come Fondazione Fiumara d'Arte, io ho fatto la mia storia nella provincia di Messina, ho realizzato questo grande museo all'aperto di scultura monumentale, 8 opere monumentali sparse nel territorio della valle di Tusa, l'albergo museo con le stanze realizzate da grandi artisti, e anche lì ho dimostrato che questo grande patrimonio è stato un valore aggiunto al territorio anche di economia turistica culturale. Ecco, perché non dobbiamo portare i turisti a Librino? Paradossalmente noi quando pensiamo a Librino pensiamo sempre che la prima cosa che dobbiamo fare sono le fogne, le strade, la luce, i posti di lavoro.
giustissimo, questo ci vuole, però io mi piace pensare che le nuove generazioni di Librino, che sono state educate in passato, che per esistere devono soltanto chiedere e non fare, ecco, attraverso questa pratica artistica loro possono assumere un impegno rispetto alla pratica del fare. Noi dobbiamo dare l'esempio alle nuove generazioni, e questo del muro, di questa porta della bellezza, è l'affermazione che quando le nuove generazioni scelgono la pratica del fare, si può trasformare, si può cambiare, si può credere a una speranza di futuro. Senta, per quello che stava dicendo lei, pensavo nel frattempo che lei parlava, cioè di solito il ruolo dell'artista è visto come un ruolo quasi egocentrico, no? Mettere la propria arte, la propria ispirazione al centro di tutto. Da quello che diceva lei invece emerge il contrario, cioè dire qui l'artista depone il proprio ego, si mette invece a disposizione anche del luogo dove ci troviamo, mettendo a disposizione anche, tra l'altro, e coinvolgendo le scuole, i bambini, le famiglie, gli artisti stessi, gli operai che hanno lavorato e che continuano a lavorare in questo cantiere. Non è un po' un controsenso, cioè l'arte che si mescola in realtà con quello che è il sociale? Sì, io di solito quando si viene nelle periferie si incomincia sempre a fare delle denunce, e quando si fanno le denunce si incomincia a additare delle responsabilità. Ecco, se io devo fare una denuncia pubblica, ufficiale in questo momento, come mio sentire, io parlo sempre d'artista, la mia denuncia vera, autentica, rispetto alla cultura, rispetto proprio a quel mondo dell'arte, del pensiero, che è implosa o peggio si è asservita al potere di turno. La cultura deve sempre manifestare un valore di differenza, e quando la cultura, l'arte scende nella vita, scende nel sociale, ecco, io mi domando di questa opera d'arte, di questa cosiddetta opera d'arte, che sicuramente può essere anche bella, naturalmente non la rinnego, rispetto agli artisti che hanno lavorato e collaborato a questo progetto, perché senza gli artisti naturalmente noi non potevamo fare questo progetto, 12 grandi artisti che hanno lavorato con grande generosità, però l'artista e il mondo dell'arte deve riprendersi soprattutto il ruolo sociale. Non c'è bisogno di rappresentare bellezza, c'è bisogno di manifestarla, c'è bisogno di restituire la bellezza, e la bellezza passa sola attraverso valori di condivisione. Quando noi facciamo le cosiddette opere d'arte contemporanee e io mi sento dire dalla gente semplice: ma che cosa vuole dire? Che significa? E uno deve andare a spiegare, già lì non c'è una bellezza universale. Quando noi siamo qui a Librino, in questa porta della bellezza, e il valore di quest'opera è la condivisione con 2000 bambini, con le mamme, con le scuole, con il quartiere, con una progettazione di futuro, ecco, questa è la vera opera d'arte, che poi noi troviamo il manufatto, che noi troviamo l'oggetto, che noi troviamo, che può essere anche discutibile, io non dico che la verità assoluta è l'opera che noi abbiamo realizzata, ma la verità bella è la condivisione che noi abbiamo scelto come percorso insieme con gli abitanti e con i bambini. Questo deve fare l'arte. L'arte deve essere sempre utile a un progresso di futuro e di speranza. Quando l'arte e la cultura perde questa connotazione e autoreferenziali, e penso che in questo momento che la società è in quella cosiddetta crisi, noi parliamo in questo momento della crisi economica. Certo, c'era stato in atto una dittatura economica, noi dobbiamo essere dei sudditi che dobbiamo avere solo il debito come valore dell'esistenza. Ecco, l'arte in questo momento che c'è la crisi di quel valore economico non sta proponendo un'integrazione di valori autentici della vita. L'arte in questo momento è silente, è silenziosa. E allora qui a Librino l'arte invece parla, si manifesta e denuncia soprattutto l'arte che non fa più questo. Io mi domando, al posto delle biennali di Venezia di turno, che tanto noi parliamo come luoghi di cultura, come luoghi di arte, se tutta una biennale di Venezia si trasferisse qui a Librino e in 2-3 anni potrebbe creare fontane, piazze, giardini attraverso l'ingegno dell'artista e anche attraverso la volontà di voler trasformare. Ecco, questo l'arte non lo fa più, si chiude ancora nei suoi musei, nelle sue gallerie, nella piccola lobby di sistema rispetto al potere di turno. L'arte non fa questo discorso con la bellezza è altro. Siamo d'accordo, allora ci diamo l'appuntamento a venerdì mattina dove si inaugura la Porta della Bellezza. Tra l'altro la punta di polemica la mettiamo noi, perché a voi toccherà anche ripulire questa parte di muro di sotto Cavalcavia, dove ci sono i manifesti elettorali che sono lì seppelliti da competizioni e competizioni, quindi farete anche un ruolo sociale sotto questo tipo punto di vista, perché ripulirete voi in pratica qui la zona dei manifesti. Io spero che anche
il consiglio di quartiere di Brino sta collaborando, già stiamo pulendo un po' il verde e spero anche che prima della manifestazione vengano ripuliti questi manifesti, anche perché noi la manifestazione che facciamo è di devozione alla bellezza, quindi noi non cercando voti per nessuno, certamente questi manifesti li dobbiamo togliere o far togliere. E i nostri devoti della bellezza, che sono i bambini, ecco, devono pensare, ecco, a un futuro dove magari pensare di votare anche uno stato di libertà e non di sottomissione. Questo lo dà il pensiero, questo lo dà l'arte e questa è anche una risposta politica che, creando le nuove generazioni delle periferie non più a chiedere ma a fare, anche quel voto può essere libero e liberato. Con questo messaggio